Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Buona giornata a tutti voi da Massimiliano Spiriticchio in studio e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Diocesana di Pescara Penne. Continua a creare preoccupazione tra i cittadini abruzzesi la variante Delta o indiana del Covid. Intanto si va avanti con la campagna vaccinale e cercando di mettere in campo iniziative che coinvolgano anche i cittadini abruzzesi, i quali ancora hanno dubbi sul vaccino. Non ci sono grosse criticità al momento, sottolinea Maurizio Brucchi, responsabile della campagna vaccinale in Abruzzo e direttore sanitario della ASL di Teramo. I vaccini ci sono, dice, e non abbiamo problemi legati alle forniture. Non registriamo ritardi, la campagna va avanti, ma c'è una leggera flessione nelle prenotazioni e per questo abbiamo cambiato strategia. Questa è l'unica criticità che potremmo rilevare. Stiamo coinvolgendo i sindaci per cercare di convincere più persone possibile a vaccinarsi. E ieri il camper messo a punto dalla ASL di Teramo era a Silvi, mentre oggi sarà a Martinsicuro e poi a Roseto, il 9 ad Alba Adriatica, il 10 a Pineto, l'11 a Tortoreto e il 16 e 17 luglio a Giulianova. Anche la campagna vaccinale nelle farmacie procede bene, dice Brucchi. Le prime vaccinazioni, assicura, partiranno il 5 luglio in 145 farmacie, ma il numero, conclude, è destinato a salire in base alle prenotazioni che riceveremo. Sono 23 i nuovi casi positivi al Covid registrati in Abruzzo. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nessun nuovo caso e resta fermo a 2.512. I dimessi o guariti sono 34 in più rispetto all'altro ieri. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono invece in calo di 11 unità. Sono 21, 3 in meno i pazienti ricoverati in ospedale in area medica, 1, numero invariato rispetto a due giorni fa, con nessun nuovo ingresso in terapia intensiva. Gli altri 851, 8 in meno, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Nelle ultime 24 ore eseguiti 2.498 tamponi molecolari e 2.352 antigenici. Il tasso di positività è pari a 0,47%. A Teramo al via il meeting internazionale La Scienza per la Pace, organizzato dall'Università di Teramo e dalla Diocesi. Sarà una grande occasione per rilanciare la figura del ricercatore e dell'uomo di scienza, ha detto il vescovo Lorenzo Leuzzi presentando l'iniziativa, perché oggi, ha aggiunto, siamo di fronte ad una carenza di cultura scientifica. Papa Francesco, nella sua ultima enciclica Fratelli Tutti, rilancia il tema dei saperi. Ecco, è molto importante che gli uomini e le donne impegnati nella ricerca scoprano il desiderio di conoscere, perché non bisogna conoscere la conoscenza con l'innovazione tecnologica, una differenza difficile da distinguere nella società contemporanea. La prima giornata si è aperta con la sessione plenaria e il saluto ai partecipanti da parte di Papa Francesco tramite un suo videomessaggio. E proprio Papa Francesco nel suo videomessaggio dice, tra l'altro, di fronte alle nuove sfide, a voi, cari amici e amiche della scienza, è affidato il compito di testimoniare come sia possibile costruire un nuovo legame sociale, impegnandovi a rendere la ricerca scientifica prossima a tutta la comunità, da quella locale a quella internazionale, e che insieme è possibile superare ogni conflitto. La scienza è una grande risorsa per costruire la pace. Vi chiedo, dice il Papa, di accompagnare la formazione delle nuove generazioni, insegnando loro a non aver paura della fatica della ricerca. Anche il maestro, con la M maiuscola, quindi Gesù, si fa cercare. Lui infonde in tutti la certezza che quando si cerca con onestà si incontra la verità. Il cambiamento d'epoca, sottolinea Papa Francesco, ha bisogno di nuovi discepoli della conoscenza e voi, cari scienziati, siete i maestri di una nuova generazione di costruttori di pace. Vista la situazione di carenza idrica delle sorgenti e l'incremento dei consumi, ACA ha disposto chiusure e riduzioni d'acqua dal 4 al 12 luglio in 14 comuni, tra cui Pescara e Chieti. Ad Atri l'interruzione sarà per tutti e 9 giorni, sempre dalle 21 alle 6, con ben 6.500 persone interessate dal disagio. A Chieti Scalo previsti 9 giorni di riduzione del flusso dalle 23 alle 5.30, con 10.000 residenti alle
prese con poca acqua nei rubinetti. Questo l'elenco dei comuni interessati, sempre notturno sarà il disagio, nei giorni che vanno da domenica 4 a lunedì 12. Atri, Caramanico Terme, Casalincontrada, Cepagatti, Chieti, Città Sant'Angelo, Francavilla al Mare, Miglianico, Pianella, Rosciano, Ripatiatina, Pescara, Manoppello e Spoltore. Allertati dalle non risposte al telefono, siamo dunque alla cronaca, hanno chiamato i carabinieri della stazione di Pescara Colli, familiari di un 59enne trovato purtroppo senza vita in casa. Una volta nell'appartamento dell'uomo, in via del Santuario, i militari hanno trovato il corpo appunto senza vita. Da una rapida ricognizione cadaverica sembra certa la morte naturale. A richiedere l'intervento dei carabinieri alcuni familiari che non avevano notizie da giorni. L'uomo viveva infatti da solo, sul posto 118 e vigili del fuoco. Non più libri nei cassonetti, nasce anche con questo obiettivo la biblioteca Spazio Allegrino inaugurata in via Italica 7 a Pescara su iniziativa dell'omonima organizzazione di volontariato pescarese. Centinaia di volumi raccolti grazie a donazioni di privati sono ora a disposizione di cittadini di tutte le età appassionati di lettura. La biblioteca è stata inaugurata da Antonella Allegrino, fondatrice dell'associazione Domenico Allegrino ODV, alla presenza dei volontari e dei giovani del Servizio Civile Universale che hanno provveduto alla catalogazione dei libri. Tra i partecipanti anche tanti over 65 che coltivano gli orti solidali dell'associazione. Questo spazio accoglie da tempo manifestazioni culturali ed è a disposizione di artisti dediti al teatro e alla musica, detto l'Allegrino. Abbiamo deciso di renderlo ancora più funzionale con la realizzazione di una biblioteca. Un ringraziamento particolare è stato rivolto proprio da Antonella Allegrino ai privati che hanno donato i volumi, ai giovani che stanno svolgendo il servizio civile universale nell'associazione per aver provveduto a organizzarli e catalogarli e ad Anna Michetti che ha curato il coordinamento dell'iniziativa. La biblioteca su prenotazione sarà aperta chiamando il numero 342-550-1354. Da settembre invece saranno programmati orari e giorni fissi. Parte da Pescara in collaborazione con il CRAM, il Consiglio regionale abruzzesi nel mondo, il lancio del secondo volume dei Messaggeri d'Abruzzo nel mondo del newyorkese Dam Serafini. Il libro sarà presentato domani nello spazio antistante la libreria Mondadori in via Milano alle 18.30. Generoso Dagnese, storico ed esperto di emigrazione per l'Osservatore Romano e America Oggi, modererà l'incontro al quale sono previsti gli interventi di Antonio Bini, direttore di Abruzzo nel mondo, e Laura Di Russo, responsabile dell'ufficio emigrazione della Regione Abruzzo. Un investimento complessivo dei privati da 5 milioni di euro, di cui 4 destinati alle opere di riqualificazione ed efficientamento energetico, e poi nuovi arredi e lavori sulla piscina scoperta per renderla realmente olimpionica, ovvero adeguata a ospitare eventi di rilevanza mondiale, e sulla Torre Tuffi, utile anche per le arrampicate. Sono le prime indiscrezioni sul project financing all'esame della Regione Abruzzo per l'affidamento della gestione ventennale del complesso sportivo Le Naiadi, emerse nel corso della seduta della Commissione Statuto, che ha visto la presenza dell'ingegnere Maurizio Pagliaro, componente della Commissione esaminatrice del project stesso. Dettagli che verranno evidentemente approfonditi dalla Giunta Marsilio, con tempi chiari da rispettare per fare in modo di chiudere tutte le procedure entro un anno, lo ha detto il presidente della Commissione Statuto del Comune di Pescara, Claudio Croce. Quest'anno la Notte Europea dei Musei di oggi sarà un'opportunità di bellezza da condividere in presenza, nel rispetto delle misure di sicurezza, ma finalmente insieme. Promossa dal Ministero della Cultura, con il patrocinio di UNESCO, Consiglio d'Europa e ICOM, la manifestazione torna dopo 2 anni di assenza nel 2021 ed è la 17ª con emblema di un nuovo inizio e riscatto per i luoghi e le istituzioni culturali che hanno tenuto le proprie porte chiuse nei lunghi mesi della pandemia. Dunque l'appuntamento è per questa sera, con aperture dalle 19 alle 22, in alcuni casi alle 23, ed eventi ad hoc sempre appunto segnalati anche sui social, numerosi musei abruzzesi aderenti.
Siamo al meteo, sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno, poco nuvoloso, con possibili annuvolamenti nel corso della giornata. Temperature generalmente stazionarie, con valori in linea con le medie stagionali. Venti deboli a regime di brezza, con possibili rinforzi lungo la fascia costiera tra la tarda mattinata e il pomeriggio. Mare poco mosso al mattino, con moto ondoso in temporaneo aumento nel pomeriggio. I dati sono di abruzzometeo.org. Ed è tutto, a voi buona giornata in questa festa di San Tommaso Apostolo, da tutti noi di Radio Speranza in Blu, a risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.